Tokyo, what's going down? Rio, what's going down? Beijing, what's going down? London, what's going down? Podio sfiorato, mancava pochissimo, penso che fosse stata una grande soddisfazione, grande risultato lo stesso. Sì, devo dire che ha fatto una grandissima gara, comunque sono riuscita a distaccare 3 punti dalla seconda in una gara che come le Olimpiadi era difficile, col vento, con tutto quanto, soprattutto anche dopo una sconfitta come era quella dell'aria compressa. Poi devo dire che come ho recuperato sono molto contenta, poi sfiorato da veramente poco il podio, però un quarto, sempre un quarto posto. Beh, un podio che comunque ti ha portato grandi soddisfazioni all'interno degli affetti, visto che tu sei la fidanzata di un campione olimpico, anzi 2 volte campione olimpico. C'è questo confronto in famiglia, cioè come vivete questa finta competizione? A casa nostra non si, cioè noi parliamo poco degli Olimpiadi, poco delle medaglie, poco. Riuscite a mettere da parte. Sì, ma è un po' un stato d'animo che ne parli talmente tanto fuori dalla casa che arrivi a casa che c'è questa. No, isoli, non ce ne parli. Sì, isoli. Soprattutto perché dal dentro il sport una medaglia ogni tanto sì, è bello averla, però come merito. Da tiratore ne sai forse un po' di più che veramente chi ci guarda da fuori e guarda solo la classifica per dire io ho finito esattamente col stesso identico colpo 9.2 di Nicolò, il mio è diventato un errore perché io ho fatto 4° posto, mentre il suo era ah guarda tu hai retto fino alla fine e il russo ha sbagliato, ma il mio errore, il suo che ha sparato bene era il stesso colpo. E ovviamente perché leggono più la classifica, veramente esatto. E allora noi sappiamo più il valore di quello che è il tiratore, di quello che ho fatto io, di quello che ha fatto lui, e ci vediamo un po' più sulla pari che con lui con 2 medaglie e io senza. Vabbè, ma tanto l'importante è il risultato personale, nel senso che noi pubblico abbastanza inusuale ci accorgiamo di voi, dello sforzo che fate solo ogni 4 anni, invece bisogna ricordare che voi siete gli atleti a tempo pieno sempre, cioè nei 4 anni, nel quadriennio olimpico voi fate un lavoro fondamentale, massacrante per arrivare a quello che poi noi vediamo in televisione beatamente sulle nostre poltrone. Il vostro lavoro è fatto ed è pieno di sacrifici. Molto, cioè noi ci becchiamo spesso anche già di chi magari ci sta vicino a chi ci sta lontano, un po' da tutti, ah vabbè intanto tu fai solo sport. Però solo sport vuol dire sì che io oggi se non voglio andare a allenarmi posso anche stare a casa tutto il giorno sul divano a guardarmi il film se voglio. Però poi io magari lavoro 6 giorni su 7 perché ci vado anche la domenica perché ho saltato quel giorno che era magari un martedì. O poi quando torno a casa alle 5 dal poligono e so che ho la gara la prossima settimana, non è che a me la testa si stacca e poi domani quando torno al poligono penso di nuovo del tiro, no, è un continuo, cioè lì per lì tu lavori sempre, infatti sotto le gare se noi partiamo per la gara lì stai la settimana prima che ti alleni, la settimana che sei là tu lavori 24 ore su 24 e poi sì, torni a casa per 5 giorni non vuoi fare niente, ovviamente ti fumi la testa. Immagino tu Nicolò sul divano che guardate un film con un occhio solo, quindi se avete questa abitudine, no. No. Servono tutti e due. Riuscite a sdoppiarvi, insomma. Sì. Cioè, facciamo. Sì, ci piacciono i film, però molto rilassati.